Salve a tutti voi, Gumblabilda, state ed Orange. Sì, salve, sono proprio io, Il vostro Data Ranger, quello che fa le vostre Gumplay Bubas. Ovvero praticamente quello che ha deciso praticamente di condividere i miei propri acquisti e magari anche di parlare anche dei Gumpla proprio qui su YouTube. Salve. Comunque sia, questo è il mio primo vlog e dunque, nel caso non avete capito cos'è un vlog, è praticamente un video diverso un po' dagli altri in cui ti parlo un po' di varie roba e fa poco faremo anche uno scartaggio di un pacco. Un pacco che ho appena ricevuto e poi vedete che cosa c'è. Prima cosa di tutto vorrei cominciare a parlare con un momentino di un paio di news o nulla di che dunque. Prima di tutto voglio ringraziarvi un casino che siamo riusciti ad arrivare a 102 iscritti sul mio canale di YouTube e questo è un grandissimo risultato, me ne sono accorto negli ultimi giorni, ho avuto molto da fare negli ultimi tempi, sapete, anche io c'ho le mie cose, c'ho tutto il resto. Poi voglio ringraziare anche del sostegno che mi date, anche che molti di voi mi sostengono parecchio e sono molto gentili. In primo mi vorrei ringraziare tre fan che mi seguono parecchio sulla mia pagina Facebook. Sì, ormai sarebbe anche qua il mio amico Fabio Cortemiglia. Comunque sarebbe Fabio Cortemiglia, il mio amico che mi segue sempre. Vabbè, il mio amico già sempre. Poi voglio ringraziare anche Garuda Ace e Francesco Fossella e il grande Nicola Galluzzi, che anch'essi mi seguono parecchio e guardano sempre ben volentieri i miei video e anche loro sono grandi miei appassionati. Quindi voglio ringraziarvi un casino a voi quattro in particolare. Poi volevo dirvi di un'altra cosa. Ho una piccola news secondaria. Forse molto probabilmente sul canale, ha però una seconda da playlist di video, o meglio, Super Robots Review. Praticamente cosa è stata? Metto tutto il materiale che non sia Gunpla, o meglio, a parte che ora se l'avete già visto, io lo metto comunque perché è collegato un po' con i Gundam, quindi lo metto comunque nelle Gunpla Reviews. E mentre invece Super Robots Review includerà parecchi modelli che non parlano proprio su Gundam, per esempio tipo il model kit di Mazinger Z, che da un po' voglio recensirlo. Quello lo andò a recensire tanto molto che ho la sua Robots Reviews e ci metto alta varia roba. In particolar modo voglio anche recensire poi appena riesco a finire la Iron Man Mark 7, la mitica armatura la CDA Iron Man che avevo comprato l'anno scorso e che procede molto lentamente, però magari vi faccio vedere un giorno che cosa potrebbe essere. Sì, è tutto qui. Ah, e forse magari dipende, se qualche volta mi va questa è una terza, ma ho un'idea ancora in collaborazione, perché ci stiamo ancora pensando bene, diciamo. Quindi potrebbe avere una mini playlist sulle Transformers Reviews, ma non state proprio molto sicuri perché potrei anche non farla. Comunque sia, con questo direi che è quasi tutto. Ah, e infine dimenticavo di dirvi, c'ho un'altra piccola news per voi, o meglio di chi è di Milano. Io sarò alla Fiera del Fumetto Novego, che si terrà il mese prossimo di febbraio, ve lo dico già in anticipo, quindi nel caso chi di voi fan, miei che mi seguite, è di Milano e vorrebbe tantissimo incontrarmi, io se del caso che alla Fiera del Fumetto Novego ci partecipo, quindi ci si sarà un po' con i miei amici, se lo state chiedendo sarà il giorno del 8 febbraio, perché sabato non posso proprio andarci. Ho i miei altri impegni. Comunque, se volete proprio incontrarvi, allora venite a chiedere del momento. Sarò ben lieto di incontrarvi tutti quanti. Potrei avviso di un'ultima cosa, che molto probabilmente sarò o vestito normalmente, con la mia maglietta preferita, oppure, se volete conoscermi, sarò in cosplay, ma non cosplay di un supereroe, ma su quello non ve lo voglio dire, però forse mi conoscete. Comunque sia, direi che con questo qui le news sono tutto e
No, manca ancora l'ultima news. Poi magari vuoi fare anche per il canale qualche volta, voglio dire, non saranno video molto frequenziati, un po' molto comuni, alcuni video di gameplay. Beh, sapete Catmaio, quegli altri giochi che fa tipo Favige? Sì, infatti, volevo provarci anch'io. Tipo alla Ch Chubby Bunny Challenge, magari farla tipo con Catmaio o con Happy Wheels, magari. Provare un giorno, ma sotto così, per provare anche qualcosina anche di idea random. Sì, così, proprio per provare anche qualcosina di nuovo, idee. No, idee, le Gunpla Views stanno sempre la mia priorità, quindi vedete che ne esce. Certo, non mi vedo un po' sicuro che escano una volta alla settimana, però farò il più possibile. Beh, quindi vi dico soltanto questo. Sì, se non si è capito, io stimo Favij, eh. Sì, Favij è un grande, lui davvero è il migliore. No, voglio semplicemente provarci anch'io. Mi interessano troppo quelle sfide, oppure quelle lì del ogni morto un cucchiaio di Nutella, quindi. Comunque sia, visto che le news sono finite, comunque sia, direi che adesso. Sì, scusate, ho preso. Questo, sì, che è il mio taglierino, perché adesso è il momento dello scartaggio di un pacco. Praticamente un pacco che mi è arrivato praticamente oggi, eccolo qua, come potete vederlo, vedete, allora dunque scusate, l'ho messo malissimo, lo vedete, me l'ha spedito Tokyo Hobby, un ottimo venditore di eBay, praticamente non ho capito bene di dov'è, credo che sia del Taiwan, credo, e comunque sia che è davvero ottimo, ti spedisce tutta la roba che vuoi, ti arriva anche in anticipo e sempre spesso anche per tempo, quindi come venditore lo consiglio davvero vivamente, quindi metterò il link in descrizione, quindi dateci un'occhiata che davvero merita davvero. Sì, vabbè, se avete notato avete anche visto il mio nome vero e proprio, beh, sì, che non ve lo voglio dire. Comunque sia, sì, mi metto la descrizione. Adesso è via che è il momento di passare allo scartaggio del pacco. Allora, dunque, che cosa ci sarà mai, eh? Piano, che non voglio rovinare la scatola che c'è qui dentro. Diciamo che c'è un bellissimo kit. Diciamo che altri due me ne arriveranno. E magari potrei aprire anche nei vlog, ma non lo so bene. Se mi arrivano tutti e due insieme, se avete già capito, sono altre kit sulla serie di Gundam Build Fighters. Sì. Quello che ho ordinato oggi, diciamo, è un, che ho ordinato, scusate, all'inizio del mese, è un kit che mi ha sempre attirato fin dall'inizio. Bene. Apriamo. Ci sono giornali a ripetizione, tantissimi giornali. Ah, eccolo qua. Vabbè, scusate, lo metto qui. Ed eccolo qua. Che modello è? Tadan! Il Mega Shiki, eccolo qua, un kit bellissimo della serie di Gundam Build Fighters Stai. Diciamo il mio secondo kit. Se non, perché il primo kit sarebbe il Power GM Cardigan, quindi che ho appena acquistato dopo pochi giorni fa. Comunque sì, eccolo, guardate che meraviglia, questo kit mi ha molto affascinato per via del suo disegno bello, anche perché poi è collegato al Mega Shiki e al Delta Gundam. Ma vabbè, questo ve lo dico nella Gunpla Reviews. Bene, con questo proprio ritenersi tutto, perché l'ho ammirato tutto il suo splendore. Da pochi giorni, o meglio, appena riesco, io lo recensisco. Lo recensisco prima di Power GM Cardigan. Comunque sia, vedete che farò due unboxing. Beh, direi che con questo proprio tutto vi ho comunicato tutte le news maggiori. Bene, e comunque sia. Faccio sempre il solito invito, che lo faccio sempre nei miei video, che se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto lasciate almeno un bel mi piace lo stesso, poi vi rinnovo sempre l'invito ad andare sulla mia pagina Facebook, il link lo trovate in descrizione, andate e lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e mi raccomando anche di tenerla seguita, perché ci sono grosse novità in arrivo, della modellistica. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per le prossime Gunpla Reviews, e con questo è proprio tutto. Ci vediamo ad un prossimo video e un ciao dal vostro Dino Ranger.